sabato prima della gara, prendo una passeggiatina con la bestiola. Com'è stata la mia settimana pre-gara? Fondamentalmente non è cambiato niente rispetto a un allenamento standard. Non è che ho fatto dello scarico o sono andato un po' più piano, anzi ho caricato parecchio e ho lavorato tanto su delle soglie alte e ho fatto anche i lavori di potenziamento. Giusto oggi ho fatto un 4 ore di bici sciolto e niente, sono un po' cotto sulle gambe e infatti spero che la passeggiatina aiuti un po' ad ossigenarle, anche la sgambata di stamattina in bici spero che mi aiuti. Questa sera relax e domani sveglia presto e si va a fare la gara. Oggi vi voglio raccontare com'è stata la mia prima gara di triathlon. Iniziamo col dire che non è che sia partita nel migliore dei modi. La sera prima non sono riuscito a dormire benissimo e infatti la mattina non ero riposato, ma ero veramente veramente uno straccio. Non ho dormito praticamente un Questa notte ci sono stati fuochi, cani che abbaiavano, stanchezza infinita e sarei rimasto a letto fino alle 10 almeno. Adesso faccio colazione e poi vado a fare questa gara. Sono arrivato al venerdì prima della gara con gli occhialini rotti e ne ho dovuti recuperare un paio di fortuna. Guarda con gli occhialini faccio la gara. Non so se anche voi l'avete mai fatto una gara di triathlon, ma allo start è veramente un delirio. Bracciate, gomitate, piedi in faccia. Riesco a finire la frazione nuoto, corro verso la zona cambio e nel frattempo ho iniziato a togliermi la muta, a togliermi la cuffia, a togliermi tutto e quando arrivo in zona cambio avevo praticamente il body con le maniche tirate giù, ma non avevo calcolato che essendo completamente zuppo è stato molto faticoso tirarselo su e poi chiuderlo e volevo fare come fanno i pro. Inizia la frazione bici e qua viene il bello. Non sono proprio fortissimo in questa frazione, ma ultimamente ho lavorato parecchio, specialmente per il potenziamento. Eravamo quasi 250 persone e io sono uscito dall'acqua ed ero intorno alla 150esima posizione. Pensate un po' quanto ero rimasto indietro. Sono riuscito a recuperare 70 posizioni e all'inizio della frazione di corsa ero poco più che 80esimo. Non so neanche io come ho fatto, sembrava che le gambe non fossero le mie. Dopo qualche salita e dopo i primi sorpassi, cosa potrebbe mai capitarmi? Si toglie la catena. E sì, mi è capitato anche questo. Sono fermato, ho ritirato sulla catena e sono ripartito. A rientro in zona cambio, come al solito, si stacca la scarpa. Dai Andri! Dai, 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 dai! Il passaggio
ho sentito solamente un e questo è il risultato. Anche queste le abbiamo rovinate. Vai, sta passando anche con il 254. Vai Andri, dai. Dai, 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 hai finito. Dai Andri, dai, dai, dai. Guarda, la frazione corsa, alla fine ho sofferto un pochino, non tanto per tutta quanta la gara che c'era stata prima, ma per l'allenamento abbastanza carico che avevo fatto durante tutta quanta la settimana, che in effetti non è stata proprio una settimana di scarico, ma poi ve lo faccio vedere meglio nello specifico. Mi sono persa l'arrivo, e tanto era una cosa che mi poteva succedere, mi sono distratta. Com'è andata? Beh, non si vede niente perché è tutto dai. Sono arrivato alla fine che stavo molto bene, anche perché sono riuscito a gestire sia la gara sia l'alimentazione nella maniera più corretta. Volete sapere cosa ho mangiato? Colazione con latte d'avena, cereali e una banana. Una barretta energetica 40 minuti prima della partenza. Primo gellino appena salito in bici. Secondo gellino dopo 20 km. Terzo ed ultimo gellino preso a metà della frazione di corsa. Mi sono scolato una borraccia per tutto quanto il percorso bici e ho preso un bicchiere d'acqua al ristoro nella frazione corsa. Anzi, a dire la verità, mezzo bicchiere d'acqua, perché l'altro me lo sono rovesciato addosso, faceva caldo. Andatura media nella frazione nuoto 2 minuti e 12 secondi ogni 100 metri. So ragazzi, fa schifo, però considerate che il primo tratto l'ho fatto tutto quanto a rana, perché ero circondato, non ho voluto rischiare, sono voluto andare con calma e questo è il passo che è venuto fuori. Frazione bici, con tutto quanto il dislivello che c'è stato, sono riuscito a chiuderla con una media di 32 km all'ora. Per quanto riguarda la corsa, alla fine non sono andato benissimo, infatti il passo medio è stato di 4 minuti e 15 secondi per chilometro. Però alla fine qualche posizione anche nella frazione corsa l'ho recuperata e ho chiuso come 80° assoluto e 14° nella mia categoria. È stata una bellissima esperienza, non è che mi sono preparato in maniera specifica per affrontare questa gara, è stato semplicemente l'ultimo allenamento della settimana che, guarda caso, combaciava con una gara di triathlon. Cosa ho imparato da questa gara? Credo che la cosa più importante sia la gestione. Col senno di poi posso dirvi che ho fatto bene ad andare piano, ad essere cauto nella frazione nuoto. La prossima volta sicuramente cercherò di andare un po' più forte e cercherò di superare qualche concorrente, non rimanendo in mezzo al gruppo, ma andando un po' più laterale o interno o esterno. A grande richiesta, dopo tanto tempo, ritorna la scheda degli allenamenti settimanali. Il venerdì prima della gara ho avuto combinato corsa con nuoto. Per la corsa mi sono spaccato le gambe facendo delle ripetute in salita. Anche il nuoto dopo non è stato così leggero. Sabato mi sono fatto 4 orette sulla bici con una bella salita finale, anche perché casa mia, ragazzi, sta sul cucuzzolo. Quindi come mi muovo? Mi muovo, al ritorno devo sempre fare la salita. Domenica, gara. Lunedì, giorno di riposo, riposo tra virgolette, perché ho fatto un allenamento di forza. Martedì, nuoto e corsa. E qui l'allenamento più difficile è stato sicuramente il nuoto, anche perché poi un'ora di corsa dopo mi è servita per sciogliere, scaricare e me la sono proprio goduta. Mercoledì, altro combinato, bici più corsa. Per quanto riguarda la bici, anche qui mi sono finito a demolire le gambe facendo delle belle ripetute, dei bei scatti, ed è stato molto difficile ed intenso, anche perché le gambe non avevano ancora recuperato dalla settimana precedente. Sceso dalla bici avevo le gambe cotte e avevo anche paura di non fare bene la parte di corsa. E invece tutto sommato questi 8x1000 sono riuscito a farli in maniera abbastanza tranquilla e tutti quanti sotto il 4 al chilometro, stavo intorno al 3,50 indicativamente. Oggi che è giovedì e sto registrando, ho appena finito un allenamento in piscina, bello lungo ed impegnativo, ma anche questo l'ho finito e quello che succederà domani lo scoprirete
la prossima settimana. Siamo quasi a 400 iscritti, ragazzi, e vorrei ancora ringraziarvi tutti quanti per la fiducia che mi state dando e soprattutto per il supporto, che è la cosa che più mi serve e più mi carica. Rinnovo l'invito a tutti quelli che ancora non si sono iscritti, compreso tu. Se questo canale vi piace, se vi piace la mia avventura e se vi piacciono i contenuti che porto, allora vi chiedo di lasciare un like per aiutarmi nell'algoritmo di YouTube e, se volete, di iscrivervi al canale, perché, vi ripeto, è una cosa che mi fa estremamente piacere. Come potete vedere dagli allenamenti, siamo arrivati in una fase dove le ore di allenamento sono sempre di più, gli allenamenti sono sempre più intensi e mi portano via sempre più tempo. Spero di continuare ad essere puntuale con l'uscita dei video, anche se vi garantisco che non è per niente facile. Sto cercando di raccogliere i minuti della mia giornata per riuscire a fare sempre tutto e spero di riuscirci e di portare avanti ancora meglio questo canale. Detto questo, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao! Home, them ARs is drawn. Opie's guerrilla unit, fuck affiliate.